We have a dream. Andiamo a incontrare un musicista, ed è veramente un musicista perché lui suona il basso. Allora, come fa uno che suona il basso a fare un disco da solo? Come fa uno che suona il basso, Michele, a Fraternali, a fare un disco da solo? Ah, non lo so, è una cosa che è venuta fuori così, nel flusso. Allora, tanto per cominciare, non lo so, da questo accento qui si capisce che è della Romagna. Di dove sei? Vicino Rimini, Burdea, di dove sei? Patacca, bravo, esatto. Vengo da Nova Feltria, provincia di Rimini, che sta nell'entroterra, ma in realtà sono un attimo marchigiano, che i miei genitori sono della provincia di Pesaro Urbino. Di Pesaro? Ma c'è di Pesaro, ciao Reggio, sono Gianni, di Pesaro. Infatti sono Ed Morbin. Vabbè, senti che accento, lo conosco, perché c'è un mio amico Morbidelli che era pilota di Formula 1, che era di Pesaro, e diceva ciao Gianni, capito quindi. E quindi sì, sono un po' un ibrido, cioè sono un marchigiano cresciuto in Romagna, quindi ogni tanto parlo il marchigiano, a volte il romagnolo, in base a dove vado cambio. Senti una roba, ma perché tu invece di essere in un gruppo fai il solista, che sei un bassista? Allora, io in realtà sì. Tra l'altro dico, tu non canti. No, provo a fare i cori quando suono nelle band, però la voce non l'ho ancora sperimentata. Adesso mi piacerebbe magari un domani, chissà. Comunque io fondamentalmente fino al pre-Covid ho sempre suonato con tante band. Ho avuto dei periodi in cui suonavo con 4-5 band addirittura, tutte poi di generi diversi, quindi a me la musica piace fondamentalmente tutta. Poi una volta che ci siamo dovuti fermare appunto a causa Covid, non potendo suonare in giro, io ho sempre avuto il sogno di creare qualcosa di mio, senza sapere bene da quale genere partire fondamentalmente. E niente, mi sono messo nel divano tra un lockdown e l'altro, e con il basso venivano fuori comunque delle idee che a me piacevano, cioè anche molto simboliche a livello emotivo, in alcuni brani tiravo fuori la rabbia, in altre la malinconia, la nostalgia, e quindi piano piano sono venute fuori delle idee che secondo me valeva la pena mettere da qualche parte, insomma. E allora insieme a un mio caro amico Nicola Rosti, che è anche il produttore del disco, abbiamo creato un disco dal titolo In the Bass Room, che è un disco appunto di solo basso, cioè il basso, uno strumento dal ruolo ritmico, no? Spesso di accompagnamento, ma molte volte sottovalutato, può avere una veste tutta sua ed essere l'unico protagonista. E quindi la sfida di questo disco e di questi brani è quello appunto di far fare al basso la parte da solista, l'accompagnamento, eccetera. Ok, allora io iniziamo, visto che tu mi hai mandato due brani, vorrei mettere tutti e due, vorrei mostrarli tutti e due. Allora io vorrei iniziare con Angel's Anger, cioè la rabbia degli angeli, ok? Dove alla fine tu distruggi tutto, cioè fai un po' come facevano gli U, che distruggevano tutti gli strumenti alla fine. Esattamente, una roba del genere, sì. Ok, vediamoci questo. Questo è Michele Fraternali, La rabbia degli angeli, Angel's Anger. We'll be right back.
Eccoti qua. Alla fine Eccola. hai distrutto tutto, è scar, vilipendio, non si spaccano gli strumenti, vedi? Quindi il video fa un po' Arancia Meccanica, addirittura. Ah È vero, c'è molto di Kubrick, sì? questo video. Ah, Sì. interessante. Noise, Groove, Beautiful, Strange. È un po' stroke anche, bel lavoro, ok, avanguardistico. Grazie. Ma quindi tu hai fatto un disco, ma ce l'hai il disco che hai fatto da far vedere? Sì, ce l'ho di là, lo vado a prendere. Va a prendere. Arrivo subito. Mi piace perché cioè, non sono preparati. Bisogna fare una lezione di marketing. Eccolo qua, fammi vedere il disco. Eccolo qua. Eccolo qua, Michele Fraternali. In the bass room, cioè nella In the stanza del bathroom. basso. Grande Esatto. effettistica, scrive, vedo, grande effettistica, la musica è così, anche il rumore mette suono. Ma quali bassisti ti sei ispirato? Non dirmi il solito Jaco Pastorius. Ok, Jaco Pastorius, poi. Scontato. Michael Mehring, Marcus Miller, Victor Wooten, Henrik Linder, bassista dei Dirty Loops, gruppo moderno molto forte, Richard Bona, questi i principali, fondamentalmente. Senti, Michele, ma tu quando ti esibisci dal vivo, come fai? Cioè, c'hai già il tuo gruppo vivo Allora. dove fai esalti questo basso Non ancora, infatti sto studiando un modo per poter portare live questo progetto da solista, altrimenti suono in più progetti, ho un duo di basso e voce con una mia cugina cantante, e noi riarrangiamo brani dai Genesis a Cyndi Lauper, al pop anni 80, al Ma moderno, tutto in chiave minimal. S solo basso e voce. solo basso e voce, esatto. Quindi porto avanti in qualche modo questa filosofia di valorizzare il basso elettrico, quindi dove posso cerco di fare tutto io. Ah, fantastico. Allora, senti, niente, Michele, quando avrai un progetto più costituito live, ci risentiamo magari, ok? Molto volentieri, Va molto bene? volentieri. Allora, soprattutto Volentieri. con dei pezzi tuoi, perché venire a fare delle Sì. cover, per quanto tu le arrangi, non è, No, mi sembra. certo, Allora, mi sono racconti d'accordo. October? No, perché allora capisco Angel Anger perché c'è la rabbia, ma October, perché ti è venuto in mente un pezzo October? Perché sono affascinato da come si dà il titolo a un brano musicale dove non c'è testo. Esatto. Ah, su ottobre, io sono nato ottobre e quando arrivo ottobre io godo. Cioè, sono delle atmosfere, secondo me, magiche, la prima nei violini, al frescolino. A me piace passeggiare poi nei borghi, qua dove vivo, ogni paesello ha la sua rocca, e quindi rimango sempre incantato da questi luoghi, come se diventassero magici l'ottobre. E in più, non so, c'è appunto questa atmosfera magica, quindi l'ho voluta trasmettere in questo brano, che per me è molto anche introspettivo, a tratti malinconico, ma neanche Ok, senti, ti chiedono, uno scrive, bravo, continua, su, dai. Fra l'altro, la cosa bella è Dai, che tutti i romagnoli dicono dai. dai, dai il Cioè, gas. no, ma tutti i piloti, fra l'altro, tutti i piloti di moto, com'è andata? Dai, è andata bene, Ah, dai, le gomme dai, erano un po' dai. come, dai, cioè, dai proprio Sì, ce l'ha. dai. Esatto. Allora, Vuol dire tutto, dai. esatto. Senti, farai il vinile, ti chiede Fabio Gagliotti, o esiste già? No, ho solo i CD. Però se vuole può contattarmi e No, gli però spedisco. no, non hai capito, il futuro devi fare il vinile, altrimenti non esisti più. Ok, Allora faremo il va bene. Allora io saluto Michele Fraternali e ci vediamo October, il secondo brano che mando in onda di Sì. lui, solo basso. Ciao Michele. Ciao a tutti, grazie Red.